Nella prima lettura di questa terza domenica del tempo ordinario abbiamo ascoltato il racconto di Giona. Giona viene inviato da Dio a Ninive e agli abitanti di questa città egli contesta la loro corruzione. Avere il coraggio di dire la verità è scomodo. Quanti nemici si fanno quando diciamo la verità? Oggi le persone vogliono sentire ciò che a loro fa piacere. Però dire la verità è un gesto di carità. Voler bene significa anche rimproverare. Voler bene significa dire la verità. Voler bene significa anche contestare un comportamento. Noi spesso accondiscendiamo a quello che dicono gli altri per quieto vivere, ma comportandoci in questo modo noi non amiamo. Perché? Perché amare significa voler bene. Amare significa anche saper dire di no. Giona, abbiamo ascoltato, dopo aver contestato la cattiveria di Ninive, non riesce ad accettare la conversione di questa grande città. Entra in crisi e non comprende più la bontà di Dio, anzi la trova eccessiva, troppo accomodante. Giona diventa addirittura geloso della bontà di Dio, Dio che perdona i cittadini di Ninive, i quali credettero a Dio e bandirono un digiuno, vestirono il sacco, grandi e piccoli, e per decreto del re hanno invocato Dio con tutte le loro forze e si sono convertiti dalla loro condotta malvagia e dalla violenza che è nelle loro mani. L'autore sacro scrive che Dio vide le loro opere, che cioè si erano convertiti dalla loro condotta malvagia, si ravvide riguardo al male che aveva minacciato di fare loro e non lo fece. Di fronte a questa infinita misericordia di Dio, Giona resta sconcertato, non comprende perché, perché lui preferirebbe un Dio vendicativo. Quante volte anche noi ci comportiamo come Giona? Non capiamo, non comprendiamo e dunque come lui vorremmo un Dio vendicativo. Ma noi sappiamo che Dio è amore e ogni credente, ogni cristiano deve vivere la misericordia di Dio. Chissà quanta gente, avvicinandosi a noi, ha cercato un eco della bontà di Dio e non l'ha trovato. Perché? Perché il nostro cuore era pieno di rancore e vendetta, perché il nostro cuore era pieno di odio, pieno di rabbia, pieno di egoismo. Nella seconda lettura abbiamo ascoltato che l'Apostolo Paolo ricorda ai cristiani di Corinto che il tempo si è fatto breve. Anche nel Vangelo abbiamo ascoltato che Gesù dice: il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo. Ma che cosa significano queste affermazioni di Gesù e di San Paolo? Queste affermazioni significano che noi dobbiamo credere in Gesù. Queste affermazioni significano che noi dobbiamo confidare in Lui e non sulle nostre opere. Dunque noi dobbiamo credere nella sua parola, parola capace di scuotere oggi, come allora, i cuori addormentati. L'Evangelista Marco scrive che i primi quattro discepoli chiamati da Gesù hanno risposto subito e senza indugi alla chiamata del Maestro. Hanno lasciato tutto, reti, barca, padre,
e sono andati dietro a lui. Seguire Gesù dunque esige un distacco. Le reti, la barca, il padre sono un simbolo delle false sicurezze, degli idoli da cui dobbiamo staccarci. Dobbiamo liberarci da tutto ciò che ci impedisce di seguire il Signore. Il distacco però non è fine a se stesso. Il distacco significa aderire alla volontà del Signore che chiama. Gesù attira a sé chi lo cerca. Come ai pescatori di Galilea, anche a noi Gesù dice: venite dietro a me. Però questo invito non è un'imposizione. Questo venite dietro a me sta appunto ad indicare che Gesù ci invita a seguirlo, non ci obbliga, ma ci invita. Seguire Gesù dunque non è imparare qualche dottrina, come facevano i discepoli dei rabbini, ma è soprattutto accettare Gesù, il suo progetto di vita, cercando di condividerlo fino in fondo, accettando cioè la logica dell'obbedienza, del servizio, della croce. Ciò significa che tutti noi dobbiamo convertirci. Ma che cosa significa conversione? Conversione significa cambiare radicalmente la nostra vita. Conversione significa cambiare radicalmente la nostra mentalità e modellarci sul Vangelo che ci fa scoprire il volto misericordioso di Dio. Sicuramente ci saranno dei rinnegamenti lungo il cammino della sequela, tant'è vero che coloro che oggi hanno abbandonato tutto per seguire Gesù, nell'ora della passione, hanno abbandonato Gesù e fuggirono tutti. Però la promessa di Gesù è più forte delle infedeltà dei discepoli, ed essi, dopo l'alba di Pasqua, saranno ancora pescatori di uomini. Essi, dopo l'annuncio di Pasqua, saranno ancora annunciatori del regno, capaci di trasmettere a tutti la buona notizia. Purtroppo, per tanti cristiani, il Vangelo non è più un lieto annuncio che desta stupore e ammirazione. Purtroppo abbiamo ridotto il Vangelo a un elenco di formule e di norme morali da mettere in pratica. Per questo siamo sempre in cerca di segni sempre nuovi. Gli abitanti di Ninive accolsero la parola di Giona con prontezza. Gli abitanti di Ninive non chiesero prove o prodigi particolari e a quella parola si convertirono. È una lezione da tener presente e da non dimenticare mai. Ebbene, accogliamo anche noi la chiamata del Signore Gesù e diventiamo pescatori di uomini. Diventare pescatori di uomini vuol dire salvare le persone dal male. Infatti, per gli ebrei, il mare è il luogo dove abitavano i grandi mostri marini e perciò è il simbolo del pericolo e del male più profondo. La missione degli apostoli è stata, così come la nostra, quella di portare a tutti, senza alcuna distinzione, la parola di salvezza. Viviamo ogni giorno la nostra vocazione e impariamo ad amare il prossimo, perché, come diceva il filosofo danese Søren Kierkegaard, i cristiani, fin quando amano il proprio amico, non possono ancora dire se amano Dio. Ma quando amano il proprio nemico, allora sì che è chiaro che amano Dio, e dunque, così facendo, mettono in pratica il comando del Signore. E qual è il comando del Signore? Nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 15, versetto 12, leggiamo: questo è il mio comandamento, che vi amiate
gli uni gli altri, come io ho amato voi. Amen.